Final Fantasy VII Rebirth si presenta come un'esperienza notevolmente più ampia e ricca di meccaniche rispetto al remake originale, offrendo numerosi modi per immergersi completamente nel gioco. Prima di iniziare il video, amici followers, vi voglio informare che ciò che vedrete è il frutto di una rielaborazione e traduzione di un altro video. Come sempre vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Ma ora, andiamo al video! Eccoci dunque in questa guida dove vi illustro molti consigli cruciali per godervi meglio questa nuova esperienza targata Square Enix. Partiamo dalle ricompense bonus. La priorità è sbloccare tutte le ricompense bonus sicure ottenibili giocando sia Final Fantasy VII Rebirth che al precedente remake e all'espansione DLC Intergrade. Se avete giocato al primo capitolo all'Intergrade sarete premiati con le invocazioni di Ramu e Leviathan. Ramu in particolare si rivela utile contro uno dei primi boss Under Junon. Il salvataggio della demo invece vi garantisce un cupo Charm, un oggetto iniziale che vi fornirà diversi materiali. Seguiamo con le missioni Chocobo Mount. Ogni volta che esplorate nuove regioni, concentratevi sul completare immediatamente le missioni per ottenere le Chocobo Mount. Questo semplifica notevolmente gli spostamenti, poiché ogni nuova zona presenta meccaniche di attraversamento uniche risolvibili solo con l'aiuto di questi compagni piumati. Nelle pianure cercate Bill vicino al ponte a sud della fattoria di Oliver, proseguite fino al molo abbandonato e completate le missioni per ottenere il vostro primo Chocobo. In altre mappe come Junon potete sbloccare il Rock Chocobo attraverso un obiettivo World Intel. Trovate la sua posizione attivando la torre vicino alla fattoria di Gab o dirigetevi verso il punto abbandonato sulla scogliera. Attivate il vagone ferroviario per evitare il rilevamento e catturate così il Rock Chocobo, che consente di scalare pendenze verticali, fondamentale per raggiungere tutte le aree chiave sulla mappa. Ogni nuova zona introduce la sua variante di Chocobo con poteri e meccaniche di viaggio uniche, ma alla fine otterrete anche veicoli che verranno forniti automaticamente durante momenti chiave della trama, quindi non c'è molto da preoccuparsi. Parliamo ora delle torri Remnawave. Parlando di World Intel, è così che otterrete la maggior parte delle materie più potenti, le migliori invocazioni e anche oggetti artigianali unici. Ogni mappa ha dati regionali che potete raccogliere per Chadley, motivo per cui vorrete concentrarvi sullo sbloccare le torri Remnawave non appena diventano disponibili. Questo a sua volta svelerà obiettivi di interesse in tutta la mappa, come combattimenti con mostri unici, risorse che sbloccheranno progressivamente nuove sfide e così via. Potete anche verificare questi requisiti per ogni voce specifica nella simulazione di combattimento. Tuttavia, suggerisco particolarmente di prestare attenzione al Divine e Biological Intel. Queste sono fondamentali per sbloccare alcune delle migliori materie e alcune delle migliori nuove invocazioni in tutte le mappe. Inoltre, le torri fungono anche da punti di viaggio rapido, rendendo le cose più facili successivamente. Contengono anche diverse casse con monete Moogle, quindi consiglio vivamente di romperle una volta saliti sulla torre. Potrete poi utilizzare queste monete per acquistare ricompense presso l'Emporio Moogle. Un altro suggerimento importante è raccogliere sempre risorse. Potreste pensare di averne abbastanza, ma fidatevi, non è così. Questo perché ne userete un'enormità nel trasmutatore di oggetti per creare alcuni dei migliori equipaggiamenti, accessori e consumabili. Le troverete generalmente ovunque, con alcune opzioni più rare come il Mithral e così via, che troverete progressivamente nelle mappe successive come il Junon Mountain Pass. Inoltre, le sorgenti naturali che fanno parte del World Intel di solito contengono tonnellate di favori planetari e altri oggetti collezionabili che potete raccogliere facilmente. Suggerisco di raccogliere queste risorse mentre cavalcate con i Chocobo, poiché vi consente di raccogliere tutto istantaneamente, invece di farlo uno a uno mentre siete a piedi. Mi raccomando, fate attenzione a non accumularne troppe, poiché potrete trasportare solo 99 unità di ciascuna risorsa nell'inventario. Oltre a questo limite, non riuscirete a raccogliere altro e l'oggetto sarà praticamente perso. Cercate costantemente di creare oggetti in modo da poter migliorare anche il livello di artigianato. Parliamo ora del combattimento, poiché è evidente che ci sono stati cambiamenti massicci rispetto al remake, anche se alcuni principi di base rimangono invariati. Sarà comunque essenziale sfruttare costantemente le debolezze nemiche, poiché è così che infliggerete il massimo danno e metterete sotto pressione i bersagli per un abbattimento più facile. Valutare i bersagli è quindi cruciale e diventa una richiesta per alcune missioni del simulatore di combattimento. Il vostro obiettivo in tutte queste battaglie, specialmente come nuovi giocatori, dovrebbe essere sempre infliggere danni che possano anche iniziare a mettere sotto pressione i nemici, soprattutto quando si parla di boss.
Questo vi permetterà di infliggere il massimo del danno. E per rendere questo tutto più facile, cercate di avere a disposizione ogni tipo di elemento tra tutti i membri del vostro party. Ora è più facile che mai grazie alle combo materia, che sostanzialmente fanno ciò che solitamente facevamo con soli due slot. Ad esempio, tenete d'occhio fuoco e ghiaccio, così come materiale fulmine e vento all'inizio. Avere due personaggi distinti con ciascuno un set di materia differenti assicurerà praticamente la copertura di tutti gli elementi necessari per affrontare con successo quasi ogni combattimento. Non è nemmeno una cattiva idea sperimentare con diverse configurazioni, cosa che potete fare facilmente dal menu delle impostazioni di combattimento, e poi usate l'opzione di modifica del party per scambiare i personaggi a vostro piacimento. Questa è anche la funzione che vi consente di gestire le scorciatoie delle abilità per vincolare rapidamente le vostre mosse preferite. È molto interessante questa funzione e ora potete impostarle in modo diverso mentre combattete a terra o in aria, specialmente perché alcune abilità funzionano solo a livello del suolo. Evitate di assegnare le stesse abilità allo stesso pulsante durante i combattimenti aerei, sarebbe praticamente inefficiente. Pertanto in questo contesto optate per un'impostazione diversa. A proposito, un suggerimento veloce per coloro che vogliono combattere in aria con personaggi come Cloud e Yuffie. Per Cloud potete premere semplicemente cerchio per schivare e quindi tenere premuto quadrato immediatamente, consentendogli di inseguire automaticamente qualsiasi bersaglio, indipendentemente da quanto lontano o in alto si trovi. Ho trovato il suo combattimento aereo davvero eccellente questa volta e questo può seriamente permettervi di schivare alcuni degli attacchi nemici più potenti, specialmente perché molti di essi sono effettivamente mirati verso il suolo. Per Yuffie è altrettanto semplice, poiché il suo shuriken con tasto triangolo le consente di teletrasportarsi verso il bersaglio. Ma altri personaggi hanno un po' più di difficoltà, ad esempio nel caso di Tifa potete utilizzare l'abilità sinergia Leaping Strike per darle un piccolo salto e farla combattere in aria, ma per questo naturalmente dovrete sbloccare l'abilità sinergia. A proposito di sinergie e abilità sinergiche, sono tra le più interessanti funzionalità nell'intero gioco. Due delle più grandi novità nei combattimenti di Final Fantasy VII Rebirth sono proprio le sinergie e le abilità sinergiche, due mosse di combattimento completamente distinte sbloccabili dalla pagina dedicata. Entrambe forniscono danni, stagger e persino buff unici. Le abilità sinergiche sono combo di squadra vistose che potete eseguire con due personaggi, ma avrete bisogno di punti sinergia per utilizzarle. Potrete vedere quanti di questi punti ciascuna abilità richiede dal menu rapido e per generarli dovrete semplicemente consumare cariche Active Time Battle, che possono provenire da abilità regolari, incantesimi o consumabili, purché estendano la barra ATB. Una volta che entrambi i personaggi hanno la barra completamente caricata, potrete scatenare questi attacchi finali contro i vostri nemici. Oltre al danno impressionante, possono anche conferire vari buff temporanei, come l'aumento temporaneo del Limit Break, l'incremento temporaneo di MP e altre potenti abilità. Tuttavia, siate consapevoli che più utilizzate abilità sinergiche con altri personaggi, più aumenterà il loro costo, quindi è consigliabile variare le combo con altri membri del party. Le sinergie, d'altra parte, sono molto più facili da lanciare, anch'esse utilizzano una combo di due personaggi, ma possono essere eseguite in qualsiasi momento tenendo premuto R1 e premendo il pulsante di fase corrispondente. Alcuni dei colpi più potenti includono Spellblade e Power Cleave, dove vari membri del team possono infondere la spada di Cloud con la propria magia, garantendo danni impressionanti fin dalle prime fasi del gioco. Questo può davvero annientare molti nemici e avere un impatto significativo sui boss, specialmente durante le fasi di stordimento. Esistono diverse sinergie tra tutti i personaggi, alcune infliggono danni a distanza, altre da mischia, mentre alcune possono conferire immunità completa ai danni in arrivo e persino rifletterli contro il nemico. Passiamo ora al punto numero 9, parlando degli attacchi elementali. C'è tecnicamente un terzo set di nuove abilità che potrete sbloccare e che desidererete sicuramente in Final Fantasy VII Rebirth, chiamati attacchi elementali. Possono essere di enorme aiuto quando volete utilizzare un certo tipo di danno elementale, ma non avete la materia disponibile su quel personaggio al momento. Li troverete guardando il segnalino viola a forma di vortice nella pagina corrispondente, e ogni personaggio ne ha alcuni per ogni tipo. Sono in grado di sollevare e trascinare via i nemici, risultando utili per interrompere le loro azioni. Inoltre, non richiedono MP e possono essere facilmente concatenati ai vostri attacchi normali.
Ad esempio, la corrente d'aria su Cloud è stata fondamentale fin dall'inizio, specialmente perché troverete molti nemici deboli al danno del vento in quella fase del gioco. Si può usare tranquillamente per interromperli, attirarli ma anche applicare pressione allo stesso tempo, permettendovi di infliggere il massimo dei danni e di stordirli più facilmente durante il processo. Anche senza una materia del vento equipaggiata si può fare tutto questo ed è disponibile su tutti i personaggi, rappresentando un modo molto semplice per sfruttare le debolezze nemiche. Si può quindi assegnare ad L1 più X, poiché questo rende le cose molto più semplici, ma potete fare tranquillamente come volete. Ultimo, ma non meno importante, al punto numero 10, assicuratevi di sbloccare le abilità delle armi. Potreste già essere a conoscenza di questa caratteristica dal remake. Ogni arma per ciascun personaggio offriva un'abilità unica, inizialmente accessibile solo equipaggiando quella specifica arma. Tuttavia, continuando a utilizzarla in combattimento e accumulando punti abilità, alla fine sbloccherete completamente l'abilità e la renderete utilizzabile con qualsiasi altra arma equipaggiata. Oltre alle opzioni già presenti nel gioco precedente, ci sono anche molte nuove proposte, per esempio la Firebolt Blade. È fantastica poiché conferisce alla spada di Cloud sia il potere del fuoco che dei fulmini, infliggendo danni impressionanti. Inoltre, la potrete ottenere molto presto nel gioco. Questa abilità solleva anche i nemici in aria, offrendo la possibilità di creare rapidamente combo con delle nuove materie. Procediamo verso le missioni secondarie. Non solo vi permettono di sviluppare relazioni con diversi personaggi e di ottenere accesso a nuove zone e funzionalità altrimenti inaccessibili, ma offrono anche un notevole quantitativo di esperienza e gil, utile per livellare rapidamente. Inoltre, molte delle migliori armi sono ottenibili completando queste missioni, insieme a manuali di abilità per tutti i personaggi. Potrete facilmente accedervi individualmente da chi vi fornisce le missioni, ma sarà molto più veloce farlo nelle bacheche delle Notice Board che troverete in ogni città. Spesso, completando queste missioni, sbloccherete nuovi minigiochi e altre missioni secondarie che saranno altrettanto gratificanti. Ad esempio, otterrete l'accesso al Crow's Nest, una città altrimenti inaccessibile, completando una determinata missione secondaria ad Under Junon. Su molte di queste missioni secondarie otterrete interazioni e background aggiuntivi per specifici membri del party che vi accompagneranno per l'intera durata dell'avventura, permettendovi di approfondire il rapporto con loro. Potrete controllare lo stato di queste relazioni premendo L1 in qualsiasi momento e queste interazioni possono avere conseguenze significative nel gioco, soprattutto se desiderate passare del tempo con un personaggio specifico al Gold Saucer durante la vostra prima visita. Concentrarvi sulle missioni che approfondiscono la relazione con il vostro personaggio preferito e posticipare quelle con gli altri vi permetterà di influenzare quei momenti chiave nella storia, specialmente quando si tratta di Aerith, visto che il gioco sembra ancora favorirla, proprio come faceva nell'originale. Passando al punto numero 12, un errore comune in Final Fantasy VII Rebirth è affrontare subito le evocazioni o summon, appena diventano disponibili. Potete farlo se siete degli hardcore gamers, ma consiglio di sbloccare prima le loro divine Intel. Questo non solo faciliterà lo scontro, consentendovi di selezionare un'opzione più semplice nel simulatore di combattimento, ma rafforzerà anche la summon materia corrispondente una volta ottenuta. Ciò include l'aggiunta di nuovi poteri alla creatura evocata, come ad esempio Phoenix, che ha la capacità di resuscitare completamente i giocatori a piena salute. Ma per questo avrete bisogno di qualcosa chiamato Divine Intel, e di solito ne troverete 3 in ogni mappa, ognuno corrispondente alla summon di quella regione. Utilizzare le torri per prima cosa rivelerà questi punti, ma potrete farvi guidare da speciali cristalli che possono essere distrutti per rivelare il percorso verso il luogo di interesse. Questo compito è molto facile da completare e ne varrà sempre la pena poiché otterrete una summon migliore e il combattimento sarà molto più abbordabile. Proseguiamo con il punto numero 13, non trascurate i siti di scavo. Ho già menzionato le sorgenti di vita, ma c'è un'altra cosa da tenere a mente, ovvero che sono in grado di mostrare intel nascoste, come lotte contro boss, segreti e siti di scavo. Concentriamoci su questi ultimi, poiché è così che otterrete le migliori ricette di crafting. Come avrete notato, il trasmutatore di oggetti è fantastico per creare alcune delle migliori attrezzature, ad eccezione delle armi. Per sbloccare ricette extra dovete fare due cose. Innanzitutto dovete livellare la vostra abilità di artigianato, che vi darà accesso a nuove ricette di crafting. Ma per le versioni potenziate di queste dovrete trovare i loro chip di trasmutazione corrispondenti, che, come avrete immaginato, li otterrete da questi siti di scavo.
Alcune delle sorgenti di vita che avete attivato riveleranno alcuni di questi siti sulla mappa. Di solito ce ne sono circa 3 per ogni regione e dovrete usare il Chocobo per scovare tutti questi oggetti sepolti sottoterra. Ad esempio, se avete precedentemente ottenuto un bracciale di corallo dorato, solo creandolo, in questo modo potrete ottenere la ricetta della sua versione potenziata per crearne una variante migliore. A proposito, ecco due suggerimenti rapidi. Per progredire più rapidamente nell'abilità di artigianato, vi consiglio di iniziare concentrandovi sulla creazione di consumabili. Questa è un'opzione economica e avrete comunque a disposizione molti materiali. Un altro consiglio è associare gli oggetti che desiderate creare pur non avendo ancora i materiali pronti. In questo modo il gioco vi avviserà non appena avrete raccolto tutti i materiali necessari con un pop-up indicandovi che potrete finalmente creare quella specifica ricetta. Un'ottima strategia per ottenere gil extra, risorse e persino equipaggiamento è prestare attenzione ai punti del tesoro. Riconoscerete facilmente queste aree dall'icona a forma di scatola sulla mappa quando vi avvicinate e solitamente contengono 2 o 3 casse piene di tesori. Anche nelle fasi iniziali varrà la pena esplorarli, poiché è possibile trovare casse contenenti fino a 1000 gil. Tuttavia, stiamo per passare agli ultimi consigli del video, arrivando al punto numero 15, il torneo di Queen's Blood. Il torneo di Queen's Blood è ampiamente presente in Final Fantasy VII Rebirth e non dovreste assolutamente trascurarlo. Cercate di raggiungere almeno il rank 4 o 5 prima di recarvi a Costa del Sol, poiché ciò sbloccherà momenti speciali nella storia. Ogni vittoria contro vari NPC sparsi per diverse città e mappe può farvi ottenere carte estremamente potenti, utili per i combattimenti futuri. Se ne avete persa qualcuna, non è un grosso problema, dato che ci sono numerosi venditori che offrono mazzi ancora più unici. Una buona strategia iniziale che ho utilizzato per vincere è stata spingere nelle corsie, sbloccare i miei pezzi o trasformare i pezzi nemici nei miei. Ciò mi ha permesso di posizionare le unità prima che avessero la possibilità di farlo sulle caselle successive. Attenzione alle carte che influenzano le caselle intorno a loro, poiché, a seconda del layout, potete posizionarle accanto alle caselle nemiche e bloccarle completamente prima che abbiano la possibilità di posizionare le loro unità. Tuttavia è importante non abusarne, poiché alla fine ci saranno modi per contrastare questa strategia. Un esempio, utilizzando carte per eliminare le unità già posizionate. Anche questa tattica può essere contrastata con una diversa, come l'uso di unità come il Joker, che aumentano costantemente la loro potenza man mano che le carte vengono distrutte e così via. Per concludere, al punto 16, una curiosità non menzionata riguardo ai Chocobo è la possibilità di acquisire armature e attrezzature personalizzate per loro. Potrete acquistare alcune di queste presso le fattorie di Chocobo in cambio di piume dorate, di solito 2 piume per ogni oggetto. Per ottenere più piume, esplorate e sbloccate i punti Chocobo in tutta la mappa. Quando vi avvicinate a uno di questi punti, un piccolo uccello vi guiderà e dovrete sollevare uno dei segni presenti per attivarlo. Suggerisco di utilizzare il Chocobo per sollevare il segno, poiché è un'opzione ovviamente più veloce. Ad ogni attivazione di uno di questi punti guadagnerete una piuma. Questi punti possono anche fungere da luoghi di viaggio rapido e come postazioni in cui potrete completamente ripristinare HP e MP dell'intero gruppo. Per ottenere alcune delle armature più uniche per i vostri Chocobo, completate alcune missioni secondarie speciali, specialmente a Junon, Coral e anche in altre zone. Un suggerimento finale mentre navigate con i Chocobo e dovrete scendere dai dirupi alti è che potreste non essere in grado di saltare giù con tutti i Chocobo dei punti più impervi. Tuttavia, quasi sempre ci sarà un percorso rapido, come una scala o un palo nelle vicinanze. Quindi osservate attentamente e troverete la soluzione. Correte direttamente verso questi punti e Claude salterà automaticamente giù dal Chocobo, facendolo scendere. Amici followers, siamo giunti alla fine di questa guida. Io come sempre vi ringrazio per la visione e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!